Giobbe per me è vita quotidiana. È la continua lotta che ogni giorno si fa per migliorare il mondo. È l'uomo che è ragionevole fino in fondo. Un uomo vero. Per noi rappresenta sicuramente un punto di partenza. E questa è una casa grande dove ci convivono tante esperienze, tante idealità, tante fedi, tante culture. L'abbiamo chiamata appunto Casa della Misericordia. Perché il concetto di misericordia racchiude bene quello che è l'essenza del volontariato. Abbiamo qua tanti ragazzi con disabilità grave, medio grave e gravissimi, i quali trovano un'ospitalità, un modo di sopportare questa sofferenza in modo gioioso. Nessuno di noi è privo di sofferenze, quindi è Job. Il problema è che tante volte pensiamo di essere tutti dei Superman ingannando noi stessi. È vero, come diceva Job, ti ho conosciuto per sentito dire, ma ora veramente ti ho incontrato. Ecco, e questo è ognuno di noi nella propria quotidianità, avere la forza, ma dico anche la semplicità e l'umiltà di incontrarlo e soprattutto di essere consapevole di tutto ciò che anche il dolore e la sofferenza che potremmo incontrare può essere visto anche come un valore, in alcuni casi come dono, e tutto ciò che ci viene tolto in qualche modo ci viene sempre restituito. Il dolore è il grande assente, ma è il grande presente nella vita di tutti. Poterlo guardare così credo che sia una strada davvero liberante. Noi conviviamo da 30 anni con diverse esperienze di volontariato, con il dolore, la sofferenza, la voglia di venire fuori dai problemi, e quindi la storia e la vicenda di Job è molto affine alle attività che noi svolgiamo nella nostra associazione. E quando ho saputo che Luciano da Bellani voleva organizzare qui la mostra di Job, gli ho detto: ma perché non raccontare chi siete voi? Per me è stata un'esperienza eccezionale, dove ho conosciuto persone come Marina, che è stata mia modella per un giorno insieme a tanti altri. Il grido di Giobbe ce l'abbiamo dentro ognuno di noi per la nostra vita, in loro è ancora più evidente.